Ciao a tutti e benvenuti qui su Eleveste, ed eccoci qua come di consueto con un nuovo episodio di Eleven News, settimana numero 48. Oggi come al solito ci sono tanti sconti, tanta roba gratis, alcuni aggiornamenti e poi vi dirò quali sono stati i video pubblicati questa settimana. Va bene, come è stata una bella panoramica settimanale, ci sta sempre per tenersi aggiornati. E mi raccomando, a proposito di questo, se volete rimanere aggiornati sia per quanto riguarda la produzione musicale sia per quanto riguarda l'audio in generale, potete appunto iscrivervi su questo canale. Va bene, ovviamente andrò veloce perché le cose sono tante e non voglio che questo video duri troppo, quindi vi dirò che c'è quell'offerta, stop. Però per approfondire ci sono al solito tutti i link in descrizione. Va bene, iniziamo alla grande, lo facciamo con uno sconto dell'86% per questa collezione di EQ Pultec dell'Universal Audio. Andiamo a vedere quanto costa, già lo state vedendo, 42,70€ anziché 332, ma fino al 3 di dicembre. Io pubblicherò il video il 2, quindi per voi sicuramente mancherà un giorno, quindi mi raccomando, se volete appunto approfittare di questa offerta potete andare su Plugin Boutique o comunque sul link che vi lascio in descrizione. E continuiamo a parlare di collezioni ma anche di emulazioni analogiche con l'1176 Classic Limiter. Quindi in questo caso abbiamo 3 limiter, vedete qua, che possiamo sempre prendere a 42,70€, perché anche qui abbiamo l'86% di sconto e sempre l'offerta scade il 3 di dicembre, quindi appunto se volete approfittarne fatelo subito, qui ci sono tutti i dettagli. Qui abbiamo il 20% di sconto su questo bundle, lo possiamo prendere sia il FabFilter Q3 ma anche l'Excite Audio Vision, che ci permette di dare una visione a tutto il nostro segnale audio. Possiamo vedere la forma d'onda, possiamo vedere le frequenze, tutto al completo, quindi due plugin al prezzo di uno. Qui possiamo prendere a 211€, la scadenza penso sia il 13 gennaio 2024. Biotech 2 adesso è sconto e possiamo prenderlo a 45€ invece di 228€ fino al 4 di dicembre, quindi tra poco scade l'offerta. Questo è un sintetizzatore molto bello della Traction, dove ci abbiamo fatto anche un video sulla sua DAW, quella gratuita, molto molto bella quella DAW, potete andare a vedere i miei video se non l'avete ancora visto. E quindi possiamo prendere questo bel sintetizzatore a 45€. Vi servono dei preset per quanto riguarda i sintetizzatori Pigments e Analog Lab di Arturia? Beh, qui avete il 93% di sconto per prendere più di 1000 preset, altrimenti senza l'offerta è $150. Qui potete prenderli a 9,95. va bene, 10 giorni di tempo, qui c'è il countdown fino all'11 di dicembre, avete tutti questi preset qua. Ok, parliamo di Waves con il suo Cyber Monday, e in questo caso abbiamo altre offerte per quanto riguarda appunto la Waves. In questo caso spendendo $50 ci danno un plugin gratuito, 62 e 94. Potete vedere tutti i 120 plugin gratuiti che potete ottenere cliccando qua, e vi fa vedere al solito tutti i 20 plugin più acquistati, che infatti sono in sconto, e anche i bundle eccetera eccetera. Facciamo shop now e andiamo a vedere, ecco, gli sconti che ci sono, che possono variare. C'è l'Horizon a 94% di sconto, c'è anche il Real Time che possiamo prendere a $29, quindi spendendo una certa somma vi danno certi plugin in omaggio. Iniziamo con la roba gratis e lo facciamo con questo pacchetto di suoni, con questi loop anni 80 che possiamo prendere appunto gratuitamente. Quindi qua ci sono ovviamente altre versioni, questa costa $4,90, ma c'è anche la versione Light Edition che possiamo appunto scaricare gratuitamente. Qui al solito potete mettere 0 e poi aggiungere il carrello, vedete, questa è a tempo limitato. Vi servono degli strumenti a fiato ma fatti bene? Beh, allora potete scaricare gratuitamente questa libreria chiamata Blueprint. Qui appunto si clicca qua per scaricarla, sono 222 MB, e qui c'è un video che anche vi spiega come funziona e vi fa ascoltare anche qualcosa. Ed è una libreria gratuita che si può utilizzare anche attraverso soprattutto il Contact Player, che potete scaricare anch'esso gratuitamente sul sito dei Native Instruments. Vedete, free, scaricate appunto il Contact Player e poi caricateci al suo interno questa libreria. Va bene, quindi qui ci sono anche delle demo. Belli, belli questi suoni. Ha
Audio Lately lancia un nuovo plugin retro synth, eccolo qua, un synth che ci riporta indietro nel tempo. Dei bei suoni, ho ascoltato qualcosa ed eccolo qui. In questo caso c'è il 71% di sconto, possiamo prenderlo a 7,99. No, non siamo nella sezione degli sconti, ma nella sezione della roba gratis. Però c'è anche una versione appunto light, che scendendo in basso la troviamo qui, eccola, retro synth light, 0 euro. E ovviamente cosa cambia? In pratica questo non è proprio un sintetizzatore, va a utilizzare dei campioni di alcuni sintetizzatori vecchi, cioè sono stati appunto campionati dei suoni fatti in un certo modo, fatti appunto in modo da essere quelli che si suonavano un tempo. In questo caso possiamo scaricarlo, possiamo anche donare, e ci sono nella versione gratuita 8 preset multi campionamento, mentre in quella completa ce ne sono 87, quindi vedete la differenza. Però se poi vi piace potete acquistare quella completa, che al momento costa pochissimo. Faccio ascoltare qualcosina per farvi capire meglio. Vedete? Quasi. Ovviamente avete i suoni, ma poi dovete suonare con le note giuste. Rimaniamo sempre a tema vintage, perché qui abbiamo un nuovo riverbero di questa azienda che non vi dico il nome perché è impronunciabile, almeno per me, che si chiama Tense. È un riverbero a molla che è stato usato nei primi anni del 1970 fino al 1980, e questa è la versione però completa. Anche lui praticamente c'è una versione completa che potete acquistare in questo momento a 24 euro, oppure qui avete sempre il Tense però Junior, quindi la versione appunto gratuita con poche cose, ma che potete però utilizzare perché può darvi un certo carattere appunto in stile anni 70 anni 80. Va bene, c'è cioè per Windows e per Mac. EcoSound ha aggiornato il suo prodotto Vinyl Guitar 2, che appunto si aggiorna la versione 2, eccolo qua come si presenta, free download, quindi potete scaricarlo gratuitamente. È appunto un plugin per suoni di chitarra, ma ce li fa suonare anche in stile lo-fi, potete utilizzare anche per appunto l'hip hop, per la musica pop, in generale per tutto. Questi sono i suoni, qua c'è anche un video su come appunto funziona. Eccolo qua, poi abbiamo diversi controlli per il transient, per gestire il transient, per gestire poi le corde e tutto quanto. Qui abbiamo un exciter, un eccitatore per i suoni, quindi possiamo renderle più frizzanti, più colorati. E non vi ho mai consigliato, ecco, un plugin di questo tipo, ed eccolo qua. Qui potete scaricarlo da questo sito che vi lascio sempre in descrizione. Avete il formato VST, VST3. Qui appunto per scaricarlo vi faccio vedere meglio, che si clicca qua ed ecco come si presenta. In questo sito potete scaricare anche altri plugin, in realtà c'è anche l'Epic Plate che mi pare ce l'ho, questo è sempre gratuito. Qui ci sono molti plugin gratuiti, Ferric TDS bellissimo, ce l'ho pure questo. Qui possiamo scaricare lo-fi Oddity, nel senso no, Oddity, ti devo odiare, ma il plugin si chiama così, che significa, se non erro, stranezza. Quindi è un plugin strano perché ci permette, ecco, di aggiungere degli artefatti al suono. Vedete come si presenta? Mamma mia, guardate qui, potete aggiungere delle cose strane, il tape, il comp. Ok, tipo un beat crush. Tape. Avete anche i preset. VST Alarm mette a disposizione questo pacchetto di suoni fino al 31 di dicembre, che potete appunto da qui scaricare. Qui c'è un'anteprima, andiamo ad ascoltare qualcosina. Oh yeah. Troviamo anche i MIDI e troviamo 79 stems di appunto suoni di batteria, va bene. La Roland ha introdotto una nuova versione Ice White di Bridgecast, che state vedendo proprio adesso. È un'interfaccia audio, un hub ideato soprattutto per il gaming, quindi se siete dei videogiocatori questo mixer può fare al caso vostro. Questo hub appunto personalizzabile è ricco di armi segrete per eliminare la concorrenza, ha ad esempio un doppio mixer audio, effetti di trasformazione vocale, quindi vi permette di trasformare la voce tutto in tempo reale, riproduzione musicale, effetti sonori e supporto
supporto microfono per il microfono e cuffie di livello broadcast, quindi l'interfaccia di streaming audio professionale dotata di un potente DSP hardware a 32 bit che consente di dedicare tutte le risorse del computer al gioco e allo streaming. Il computer si dedica a quello, mentre questo si dedica a tutta la parte audio, e quindi è per avere una soluzione tutto in uno, un all in one. Il prezzo è di $299. Andiamo a vedere più nel dettaglio qui sotto. Ecco qua, ci sono due colori, bianco e nero. Il chat, game, quindi il microfono, altri collegamenti aux, le cuffie, potete cambiare il pitch, la formante. Ecco, andiamo a vedere questo video. Ci fa vedere meglio. I'm Gabriella and this is Bridgecast. Ciao Gabriella. The Roland Bridgecast is an easy to use all-in-one audio interface and mixer for pro-level gaming and streaming. Game optimized mixes in EQ and an array of built-in vocal effects. Ah, ok, vedete, sta abbassando quello. In that way, the audience gets gioco. And I get to keep my crystal clear game sound. Okay, so the first of these presets adds a reverb to your voice. Very echoey, really nice. And then let's move on to the high voice. That one is really fun. It kind of gives you this really cute feeling, a bit of a helium effect. Now we're moving to the super low voice. Una soluzione carina, ecco qua. Poi ci sono tutte le varie funzioni nel dettaglio. Qui c'è proprio tutto in questo sito. Ecco qua tutti i collegamenti che potete fare. Potete collegarci anche il cellulare. La Vegan Sound ha aggiornato il suo sintetizzatore chiamato Avenger, che si aggiorna appunto alla versione 2. Tra l'altro mi è venuto in mente i miei primi sample pack che ho utilizzato per appunto fare musica, erano proprio quelle della Vegans. Comunque appunto il suo sintetizzatore si aggiorna alla versione 2, qui ci sono poi tutte le novità qui sotto che ve le spiego meglio nel dettaglio. Se non sapevate di questo sintetizzatore potete darci un occhio e vedere anche le nuove novità. In questo momento è in vendita a $167 durante la promozione del Black Friday, poi ovviamente costerà di più. Anche su Plugin Boutique è sconto, infatti costa €153 anziché $228. Eccolo qua il synth come si presenta, ve lo faccio vedere meglio da vicino. Eccolo qua, Avenger 2. Ci sono ovviamente dei video al riguardo, ci fa vedere meglio come funziona. È molto molto completo questo sintetizzatore, magari poi ve lo porto in un video, vi faccio magari un tutorial, vediamo. Se volete invece aggiornare, avete magari una versione vecchia, potete farlo pagando €81 qui su Plugin Boutique perché c'è lo sconto. Andiamo a vedere questo video che ci fa vedere anche soprattutto le novità. The history of music instruments was a long journey. Synthesizer manufacturers always had visions to expand the range of possible sounds, always using the newest technology available. Inventing new techniques for creating unheard sounds. And this holds true until today. We have the vision to combine all possibilities into one product. In a product which gives you instant access to all your ideas. By using all available technologies of our modern times to bring you the best quality you can expect. Vengeance Sound has more than 20 years of experience in developing, recording, and creating music instruments, defining entire music genres. Working with some of the best sound designers on this planet. Making sounds for all possible genres. EDM, cinematic, or vintage. All it takes is a vision, dedication, and love to achieve something truly unique in one huge software product. We'll be right back.
Tanta roba. VPS Avenger Version 2. Al cinema. The last synth you will ever need. E adesso andiamo a vedere i video della settimana. Questa settimana ho pubblicato due video davvero interessanti. Il primo di questa settimana è stato come creare l'effetto di stutter, che possiamo vedere qui. Vi ho portato non uno, non due, ma tre plugin gratuiti per creare l'effetto stutter, quindi tre alternative gratuite. Poi andiamo a vedere anche come farlo all'interno di Ableton, quindi vi lascio il link in descrizione per andarlo a vedere. Ma soprattutto poi il secondo video è strautile, mi raccomando, datelo a vedere il video, perché lì vi ho spiegato bene come funziona. C'è un sito in pratica che vi offre dei tool per riparare il progetto, ossia per rimuovere i plugin, per pulire alcune tracce che magari non hanno delle clip. C'è anche la possibilità di cambiare tutta la tonalità del progetto. Quindi questi sono stati i video della settimana. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così potete rimanere aggiornati per i prossimi video della prossima settimana. E questo è tutto per quanto riguarda questa settimana. Fatemi sapere la vostra, al solito, qui sotto nei commenti, cosa vi ha incuriosito, cosa proverete e cosa scaricherete sopra tutto della roba gratis che vi ho portato oggi. Fatemi sapere appunto nei commenti, va bene? Noi ci vediamo alla prossima. Io vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao.